Capite qual è il compito dell'educazione? E allora vorrei citare le parole del nostro Santo Padre, che ha rivolto ai suoi cittadini romani, alla sua curia come vescovo, e che mi sembra molto bello trovare il giusto equilibrio tra libertà e disciplina. Ecco, mi sembra che il compito dell'educazione sia di trovare questo equilibrio qui, l'equilibrio che c'è tra la libertà dell'educando da una parte e il valore fondamentale di una disciplina. Disciplina intesa come una serie di regole, di valori da introiettare per la mia autorealizzazione, perché senza regole, senza disciplina, non si forma un carattere. Il carattere non è genetico, il carattere lo forma l'educazione. Lo spirito viene formato dall'educazione e non si viene preparati ad affrontare le prove del futuro se non si sa resistere davanti a una versione di latino, se non si sa riprovare l'esercizio di matematica, se non si studia nonostante l'insegnante sia veramente antipatico, perché tu non puoi pensare di studiare solo perché l'insegnante è simpatico, sarebbe meglio che fosse simpatico, ma la realtà mi dice che un domani non troverai tutti i colleghi simpatici, non troverai un datore di lavoro, mi licenzio perché il datore di lavoro è antipatico, e il mutuo chi lo paga? Chi se ne frega, intanto mi licenzio. No, assumersi della responsabilità vuol dire avere questa visione della vita, di sapere anche sopportare. Allora la disciplina è fondamentale, è fondamentale. Io sono un coach di studio da anni, da 25 anni insegno un metodo di studio. Ma che cos'è un metodo di studio? È costruire una disciplina, è costituire una forma mentis, una serie di regole da seguire giorno dopo giorno, che poi questa disciplina ti diventa una cosa automatica, spontanea. Perché quando, pensate allo sport, quanto è importante la disciplina nello sport, pensate anche nell'ascesi spirituale, quanto è importante Sant'Ignazio di Loyola, gli esercizi spirituali, una disciplina anche dell'animo, dello spirito, che non deve diventare però la disciplina una cosa che ti soffoca, cioè una cosa disarca, una cosa di regole e norme che tu fai obbedendo senza dar valore, perché quella non è disciplina, quella è bigottismo, è un aderire dall'esterno senza che vi sia la libertà che dice sì, aderisco a questo impegno. È come, cioè, pregare per disciplina, perché mi hanno insegnato, è come la mamma di quella là che faceva alzare alle 4:30 tutta la famiglia a fare il rosario. Aveva creato questa disciplina di vita, senza che ci fosse però una libertà interiore, un valore a quello che stava facendo. Allora, concludo. In educazione occorre, uno, il passo dell'amore. Occorre una danza, che è la prima, quella che crea la vicinanza alla persona, alla vita intima dell'altro. L'esperienza fondamentale che deriva, o dovrebbe derivare, dai genitori, ma non solo. Donare se stessi è l'unico modo per portare le persone ad avere fiducia e a superare il narcisismo iniziale. Terribile cosa il narcisismo, terribile lago in cui ci possiamo perdere tutti, perché fuori di specchiarci nel nostro narcisismo, alla fine affoghiamo nel nostro narcisismo. Noi abbiamo una cultura narcisistica in questo momento, a vari livelli, pensate soltanto al fenomeno della chirurgia estetica. Abbiamo questa cultura, no? Ma in realtà la capacità di amare non è amare se stessi, non è sentirsi amati, è di danare, e questo lo si ottiene, e qui ci sarebbe tutto un discorso da fare, ma non lo facciamo per ragione di tempo. A me piace molto questa frase, il coraggio di essere severi. Se il potere viene usato in modo legittimo ed etico, crea fiducia. Questa è una bellissima frase, perché il potere, se usato, il potere educativo, il potere di un adulto, il potere di un insegnante, il potere di un sacerdote, il potere di chiunque, se usato in modo etico e legittimo, crea fiducia. Sento che questa persona usa il suo potere per farmi crescere, per indirizzarmi verso l'orizzonte della felicità. Che bello sentire che c'è qualcuno che mi sta indirizzando,
che non sta decidendo per me, sono io che devo conoscermi e decidere cosa che mi renderà felice, ma mi sta indirizzando. La mancanza di autorità genera che cosa? Insicurezza e disorientamento, che è quello dei nostri adolescenti di oggi e anche dei nostri bambini. Insicurezza, disorientamento, non si sa da che parte sbattere. Allora, ad esempio, la relazione docente-adulto non è una relazione di coppia, guardate che bello questo concetto, cioè un adulto, no, non la relazione docente-adulto, la relazione educando-adulto non è una relazione di coppia, perché i ragazzi si aspettano un adulto che eserciti un'autorità ponderata e giudicata. Cioè, la relazione di coppia è una relazione in cui io e te stiamo insieme, giochiamo insieme, intimità, c'è complicità, no, è qualcosa di più. Cioè, nella coppia c'è giustamente un rapporto paritario a tutti i livelli, o così dovrebbe essere, ma qua no. Uno, guardate che qui adesso vi do delle chicche, queste sono delle chicche. Uno, i ragazzi vogliono degli adulti che in primo luogo sappiano quello che vogliono ottenere. Porco can, finalmente qualcuno che sa quello che vuole. Che bello, qualcuno che prende in mano le redini e sa quello che vuole. Ragazzi, io da voi voglio questo. È importante questa cosa qui, perché è il discorso degli obiettivi. E come diceva Seneca, nessun vento è favorevole per un marinaio che non sa dove andare. E allora noi dobbiamo dargli questi obiettivi. Io voglio sapere che cosa voglio tenere. Io da te voglio tenere il massimo. Io voglio che tu sia felice. Io voglio che tu abbia la autostima. Io voglio che tu non te la faccia sotto semplicemente perché hai l'esame di maturità. Non voglio che tu perda fiducia in te stesso perché la tua ragazza, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Non temi i conflitti. L'adulto non deve temere di entrare in conflitto con l'educando, col bambino. Ci sono genitori e persone che temono il conflitto. Allora cercano di tenerselo buono, di accontentarlo in tutto e per tutto. È l'adulto compagnone, l'adulto amicone, l'adulto gentiloni, l'adulto simpaticone. Capite? L'adulto giovanotto. Ehi raga, come va? Che entra vestito peggio dei ragazzi. I ragazzi non glielo possono dire per rispetto, ma quando lo guardano quel prof dicono: ma fai proprio schifo, cazzo. Cosa ti metti di minigonna oltretutto alla tua età? Vergognati! Questo giovanilismo artefatto, no? Questa voglia di essere giovani quando giovane non sei. No? Io non temo il conflitto, anzi, discutiamo. Conflitto? No! Il bambino dica, il bambino comincia a fare i capricci, si butta per terra, vuole assolutamente quel gelato, quel giocattolo che ha visto nella vetrina 5 minuti prima, e il genitore e tutti gli altri che lo guardano come per dir vergogna. E non sanno che quello si è già mangiato 4 gelati, uno già 5 giocattoli, e guardano il genitore come se fosse Hitler. Io questo lo denuncio. No, che non tema il conflitto, anche il conflitto che può nascere con gli altri, no? Perché c'è anche questo. Che faccia valere il suo diritto al comando. Guardate cosa c'è qui, si chiama polso. I ragazzi, i bambini sentono quando un adulto ha polso, quando la nonna e il nonno ha polso, quel bambino con quella nonna e con quel nonno è ubbidiente, silenzioso, tranquillo. Gli arriva quell'altro nonno che il polso l'ha dimenticato 30 anni fa chissà dove e fa di tutto, come con le maestre, come con gli insegnanti. Quando la maestra ha polso, i bambini lo sentono, lo ubbidiscono e sono lì così. Poi bisogna evitare che il polso della maestra sia il polso della Rottermeier, perché questo sarebbe un polso eccessivamente rigido e fermo. Più del 50% dei ragazzi che vengono da noi a fare il corso Mathesis, quello sullo studio, vengono spintaneamente. E quando un adulto, un genitore mi porta il figlio così, con la faccia come per dire io vorrei essere tutto tranne qui a fare sto corso, so già che sono sulla buona strada. Sapete perché? Perché vuol dire che quel genitore ha ancora la capacità di far valere il suo diritto al comando.
mentre ci sono dei genitori che